tutti, perché anche considerando quello che era il segno sul collo che aveva Mario, era evidente che non poteva trattarsi di un segno lasciato da una pashmina, che di per sé è un tessuto morbido, ma poi è stato in qualche modo dimostrato che poteva trattarsi di un cavo che aveva segnato anche la zona della nuca. Un ragazzo che alto 1,80 m, che pesa 80 kg, ma come può suicidarsi attaccandosi ad una libreria? E la libreria rimane, e la libreria rimane assolutamente intatta, nessun oggetto, nessun suppellettile casca giù. Esatto. Lui, il ragazzo, aveva tra l'altro i piedi con i talloni piantati sul pavimento, cioè ci sono delle evidenze talmente grossolane che a me sembra davvero una cosa assurda che un'autopsia. Perché c'era, era stato fatto nelle indagini anche una specie di ricostruzione a disegno su come è stato ritrovato il corpo, appunto sulla libreria, con questo senza fazzoletto mandare le foto legato, e le foto che sono mandare le foto. Posso biasimare, e poi lo stomaco anche era vuoto per il medico legale, lo stomaco era vuoto per la prima autopsia in Spagna. In realtà in Italia hanno scoperto che lui aveva cenato, aveva mangiato della carne, quindi come puoi? E poi che ha usato la carta di credito? Ma voi rendete con la allora, carta di credito? Allora chiediamola a Pettirossi. Pettirossi, immagino che voi siete andati, oltre che a vedere appunto sui telefonini, su chi era collegato, a cosa era collegato, su come aveva la password in uno dei due telefonini del wifi di casa, che probabilmente era entrata immediatamente, si era collegata immediatamente. Sì. Perché era già stata registrata in precedenza, vuol dire che in quella casa almeno un'altra volta c'era stato. E che qualcuno di casa gli aveva dato la password, per cui precisiamo bene. Allora, l'altra domanda è legata alla carta di credito. Che cosa mi può dire in merito a questo, Pettirossi? Ci stiamo ancora lavorando sulla questione carta di credito. Quello che possiamo dire attualmente è quello che è già emerso, cioè vale a dire che la carta di credito non è stata rinvenuta quando la polizia è intervenuta a effettuare i rilievi subito dopo la morte di Mario. La carta di credito è stata utilizzata ore dopo ed è stata utilizzata più volte, in particolare 3, e noi supponiamo che possa essere un tentativo per sviare le indagini, un tentativo per far capire che Mario a quell'ora era ancora vivo e che quindi c'era una ricostruzione alternativa, quando invece Mario era già deceduto a casa, e quella carta di credito che non è stata ritrovata a casa è proprio il chiaro segnale dello sviamento delle indagini da parte di chi è stato a casa e ha poi successivamente utilizzato la carta di credito. Per sapere chi l'ha utilizzata stiamo ancora svolgendo indagini e quindi non abbiamo ulteriori approfondimenti al momento. Mamma mia. Volevo dire che hai conosciuto Rachele, ho conosciuto tu anche, Mario, che era innamoratissimo di Rachele, mi raccontava tra poco, quando era in Honduras, tra poco verrà lei, che faceva l'inviata per l'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi, verrà qui in Honduras ed era molto contento. Lui aveva un carattere molto solare, sempre sorridente, cenava sempre con tutti noi, era un ragazzo assolutamente normale. Devo dire che quando è arrivata lei, che aveva un carattere problematico, molto chiusa, lo ha veramente sottratto da tutti gli altri. Cioè tutti i giorni che lei è rimasta lì non ha mai voluto che lui cenasse con tutti gli altri. Voleva che stesse soltanto con lui. Io non, questo magari non c'entra nulla con quello che è successo, però quello che voglio dire è che mi è sembrato strano che proprio la donna di Mario Biondo qui avesse questo atteggiamento così poco collaborativo per le indagini, che quando veniva interrogata sembrava quasi infastidita dal fatto che un magistrato italiano le ponesse delle domande, no, quando lì doveva essere la prima. Guarda, ho ascoltato gli interrogatori, al di là del fastidio che mostrava, lei continuava a dire, diceva continuamente non ricordo, ma non ricordo su situazioni che erano assolutamente impossibili da dimenticare. Ma quindi cambia la password del computer, cioè la prima cosa che fai, ti muore tuo marito e tu cambi la password del computer, cioè una cosa folle. Su questo folle caso ha scritto anche Giovanni Terzi. Giovanni è collegato con noi. Ciao Giovanni, buongiorno. Ciao Eleonora, buongiorno a tutti.
Allora, sono tanti i dettagli di cui parlare oggi e insomma, dopo tante battaglie, tu lo sai quante volte poi noi, anche noi abbiamo cercato di capire, di far luce su questa storia insieme alla famiglia che è in diretta, devo dire che oggi davvero per la prima volta possiamo anche legarci a dei fatti, dei dettagli così importanti, fondamentali come dei cellulari, come delle persone che erano lì nel momento in cui Mario muore. C'era almeno un'altra persona lì in quella casa, almeno una, e probabilmente due persone, ok? Giovanni? Ma guarda Eleonora, la cosa che più desta tristezza è che ogni volta ci devono essere le famiglie che si muovono per cercare di scoprire la verità. Esatto. Noi abbiamo, così come la Spagna ha, il dovere da parte giudiziaria di cercare le prove. In tutta questa vicenda, a parte le querele che Raquel manda in giro a raffica, chiunque si permetta di dire il suo nome, c'è un fatto certo. La moglie di un uomo morto non ha voluto andare avanti nell'indagine, ha accettato l'archiviazione per suicidio. Già questo per me è un elemento strano, perché comunque abbiamo tante altre persone che invece, morto il marito, mi viene in mente la moglie di David Rossi, continuano a cercare David in maniera Rossi. Incredibile la verità, David Rossi, e continuano a cercare continuamente la verità. Oggi finalmente, grazie alla difesa della famiglia Biondo, si è riusciti a dare un chiaro concetto di quello che è accaduto. Quello che è accaduto nella casa, chi c'era collegato, la famosa carta di credito non utilizzata, e secondo me in breve tempo verranno fuori altri elementi molto importanti e autorevoli che faranno capire come questo è stato un omicidio e come si sia cercato, e questo porta a un livello superiore di mascherare quello che è accaduto, perché c'è un livello superiore che ha permesso questo tipo di cose. Santina, è vero che tu hai ricevuto delle minacce di morte? Ma non da ora, dall'inizio, appena è uscita fuori la notizia che abbiamo presentato una denuncia che si è aperto un fascicolo per omicidio, sui social mi hanno minacciato, addirittura un falso account su Twitter ha messo il panificio che c'era di fronte a casa mia, sapeva dove, come dire, sappiamo dove abiti, minacce sugli altri miei figli, dicendo prenditi cura dei tuoi figli vivi mentre sei ancora in tempo, cioè ne ho ricevute minacce, da parte sempre di spagnoli comunque. E comunque una cosa volevo ribadire riguardante... Da account spagnoli hai ricevuto sì, account spagnoli. Ma avete fatto denuncia verso questi account? Sì, abbiamo fatto denuncia alla polizia postale, però siccome non c'è di mezzo pedofilia, ISIS o cose del genere, tutto è andato in acqua praticamente. Però dietro queste minacce c'è un caso di omicidio. Con minacce di morte? No, velate, non proprio velate. Beh, ma non io mi ricordo che c'era anche ammazzare, evidentemente. Cioè, erano anche delle immagini forti, mi ricordo, che ti mandavano dei post con delle fotografie. Sì. Cioè, col segno della morte. Sì, cioè, no, guarda, in questi anni abbiamo subito di tutto abbiamo subito. Io volevo tornare un attimo indietro su un argomento solo e poi vi lascio liberi di parlare. Vai tranquilla. Sentiamo. Riguardo alle foto del ritrovamento del corpo di mio figlio, c'è da ricordare che il giudice che ha chiuso il caso in Spagna se l'è tenuta nel cassetto ben nascosta per 2 anni e mezzo, perché ha detto alla procura italiana, quando le ha richieste, che non le aveva. Siamo stati noi gli artefici a far tirare fuori queste foto. E finalmente queste foto vengono fuori, a prescindere dalla posizione del corpo, dagli oggetti che non si sono mossi. Ma una cosa fondamentale che agli occhi di tutti, che anche un bambino può notare, che mio figlio gli manca il nodo dietro il collo. Mio figlio ha un nodo sopra la testa. Come ci si può? Come può questo nodo stringere il collo se è un'ancia? Cioè è appoggiato per il mento. Ma stiamo scherzando? E ancora siamo lì a far analizzare medicina legale e di tutto. Ma che cosa? Quella foto è chiara per tutti.
Non mi interessano più adesso i pareri medici legali. Bello, lo voglio dire chiaro. A me il parere medico legale non mi interessa più, perché tanto la medicina legale non è una scienza esatta. Ognuno dà secondo il proprio giudizio quello che vede, quello che esamina a proprio modo. Una cosa gli reagisce in un modo, panetti che si scambiano. In teoria dovrebbe essere una scienza esatta. Certo, un giudice che si tiene in un cassetto le fotografie per due anni e dice che non ce le ha, io inizio a farmi delle domande. La prima domanda che mi faccio è: perché un giudice si dovrebbe tenere delle fotografie dentro un cassetto per due anni? Buongiorno alle altre ospiti, Mirella Serri. Salve. Grazie, grazie Mirella. E perché la domestica avrebbe dovuto mentire su quando è stato scoperto il corpo? Scusate, perché lei dice che è stato scoperto la mattina dopo, quando tutti i negozianti che abitavano lì erano già al corrente che Mario era morto. Perché questa domestica ha mentito su questo? Quindi c'è tutto un intrigo qui, ci sono più persone coinvolte in questa storia. Sì, allora c'è tutta un'indagine fuorviante, partita malissimo dall'inizio, una mancanza di collaborazione tra la giustizia italiana e quella spagnola. Sì. Ma chissà, perché secondo voi? Perché uno si deve tenere due anni delle fotografie dentro un cassetto di quello che potrebbe essere un suicidio? Eleonora, accogliamo le parole di questi poveri genitori che sono diventati i nostri paladini di giustizia, perché è un modo per far sentire la verità che deve uscire fuori. Loro hanno parlato di una simmetria di condizione sociale, hanno detto chiaramente: noi siamo delle persone umili, quindi in un contesto sociale differente rispetto a quello spagnolo, dove c'è la moglie di questo povero ragazzo che fa parte dei media, è un personaggio pubblico, evidentemente ha avuto la volontà anche di andare le indagini per un'altra pista. Ma quindi di una moglie viene ascoltata dai giudici, uno non pensa considerata che chiaramente anaffettiva, certo. Leonora, una moglie che ha dato dei segnali fin dall'inizio, senza fare generalizzazioni e processi a intenzioni e a un quadro psicologico che non conosciamo bene perché non la conosciamo, ma ha dato delle dimostrazioni di anaffettività e di distacco fin dall'inizio rispetto a una situazione che per una moglie tra virgolette normale non può capitare. Non c'è un comportamento così. Sì, scusate, sembra un caso di mala giustizia, sembra un caso veramente di mala giustizia, cioè di grande trascuratezza da parte. Io non la metterei sul piano sociale, sul depistaggio che ha fatto la moglie, ma mi schiererei dalla parte dei genitori che hanno fatto delle indagini assolutamente, mi sembrano molto ma molto accurate, per esempio tutto il ragionamento che hanno fatto sulla pashmina su cui lui si sarebbe appeso, cosa che è assolutamente impossibile. Ci sono tutta una serie di dati che sono dalla parte di questi genitori. Io ho l'impressione, ma naturalmente chi siamo noi per giudicare, ci vuole ancora un po' di strada, che si tratti di malagiusi, cioè di trascuratezza e di facilità mi fai finire, giusto che tu non sia d'accordo mi fa anche piacere così discutiamo, però fammi finire. Ecco, allora io ho l'impressione che il giudice abbia detto: adesso archiviamo tutta questa cosa che intanto ci sta sullo stomaco e ci togliamo questo pensiero. Ho finito. No, posso dire perché non sono d'accordo. Io non sono d'accordo perché si tratta di personaggi pubblici. Raquel è molto famosa in Spagna. Sì. Quindi si sa che sarebbe stata una cosa di grande rilievo mediatico. Io credo, a volte qualcuno può scoprire delle verità sul passato di una persona, parlo in generale. Magari queste verità possono coinvolgere anche un personaggio potente spagnolo. E allora si cerca di non far scoprire questa. Io non sto insinuando, sto facendo un discorso. Sto facendo un discorso generale. Ci sono delle verità scomode che a volte preferiscono non far
emerge. C'è una scienza che, che è molto più comodo sbrigarsela dicendo sì, è stato un suicidio. Sbrigarsela anche sì, se ma pressioni sulla però mi fai finire adesso tu a me, no, grazie. Scusa, allora, sì. Ci sono delle situazioni in cui sbrighiamocela dicendo che è stato un suicidio, anche se è, voglio dire, è così evidente che non si è trattato di un suicidio, infatti, piuttosto che avviare una seria indagine che potrebbe portare a scoprire verità che sono molto scomode, allora, per la nazione Vladimir spagnola. Vladimir sa qualcosa che non ci dice? Non posso Vanni. Dire. Potrebbe no, essere. Io sono molto Vladimir d'accordo con Vladimir e sinceramente probabilmente stimo la professoressa Serri, ma non conosce nel dettaglio questa vicenda. Perché... No, questo non lo dire perché l'ho studiata bene sui media, se come un te giornalista... del resto che non stai in Spagna. No. Taccio qua, va benissimo, ha ragione la signora Serri, non è un problema per me ribattere, sa la signora Serri che la professoressa Serri, l'esimia professoressa Serri, che un giornalista è andato in Spagna per fare un'indagine e ha fatto saltare la macchina quando andava a intervistare qualcuno, lo sapevi? Lo sapevi? Allora, ci sono della mala giustizia, esiste, ma in questo caso c'è esatto, qualcosa di superiore sì, che comunque ha condotto le indagini in una maniera strana. Tu mi devi spiegare per quale motivo uno tiene 2 anni e mezzo, un procuratore della Repubblica, le foto di Mario Biondo e non le consegna, vabbè, dicendo che non ha nulla. È mala giustizia esatto, questa? Se non è mala giustizia? È intenzionale. È mala giustizia. Prove, allora, questo dico prove, che probabilmente la professoressa Esimia Serri grazie non conosce nel dettaglio, perché altrimenti la ma signora... Ma che c'entra, dai, non ve la prendete come... No, è lui che... No, ma veramente, non si può dire... Ma scusami, Eleonora, non si può dire di una famiglia che per 8 anni sta seguendo la verità c'è solo la mala giustizia. Perché quando non fanno l'autopsia, quando non dicono le cose, quando omettono, quando sono reticenti, non c'è solo la mala giustizia. Perché in un caso solo ci può dire, altrimenti vicenda, qualcosa di superiore esiste. E sono convinto, come diceva Vladimir, che conosce bene sia Mario che ha conosciuto Raquel, in quell'isola la mia compagna faceva la conduttrice, quindi conosce anche lei. Ma cosa che ne sai? Che ne sai chi? Professore sono io. Anch'io sono professore. Vabbè, non litigare. Detto questo, no, ma è ridicola, perché abbiamo di fronte una famiglia che sta soffrendo e una esce con una dichiarazione assolutamente così, c'è mala giustizia. No, c'è la volontà di andare in questa mala giustizia, se no sarebbe stato risolto questo caso. Io non sottovaluto allora la sofferenza della famiglia, questo me lo devi concedere, non la sottovaluto per niente. Niente, anzi ho grande rispetto. No, allora, ovviamente c'è tutto, no, c'è di tutto qui, cioè il fatto che, quello che chiedevo prima, no, perché per 2 anni delle fotografie così importanti per un'indagine sono state nascoste e chiuse in un cassetto. Allora, è difficile dare una risposta di questo genere, però la domanda uno se la fa e come se la fa. E allora, non so, voglio collegarmi un po' con quello che diceva Vladimir, forse qualcosa che non sappiamo, che magari certo, doveva essere esatto, nascosto nel anche da un punto di vista mediatico. Esatto. Nel passato qualcosa, di lei. Certo, qualcosa di strano brava, c'è in tutta certo, questa vicenda. Certo, e non è possibile, non è possibile, questo lo dico anche con legale Petirossi che è in diretta, che solamente con una ricerca approfondita, con dei bravissimi periti, dopo così tanti anni si sia scoperto che in quella casa e c'erano due telefonini. Esatto. Perché se esatto, le indagini in Spagna e fossero andate come dovevano esatto, andare, esatto, e dei due telefonini qualche anno fa si poteva sapere nel giro di un attimo. Esatto. Allora perché le foto dentro un cassetto? Esatto. Perché non si è indagato in un altro senso? Perché? Ecco, questa è la domanda. Adesso alla quale che diranno probabilmente che... fra un po' avremo una risposta, visto che Petirossi dice che fra di due settimane, Leonora, giusto Emanuela, fra 2 settimane sapremo anche di chi sono quei questa telefonini è... dentro esatto, quella stanza, perché non erano dentro, diciamo, non è che hanno agganciato no, solo la cella telefonica, erano beh, proprio beh, in quella casa stanza, e proprio sono in quella stanza, stati, perché certo, in quella stanza uno di questi due telefonini si è attaccato al wifi in maniera automatica. E cosa c'era nel computer? Manuela. Cosa c'era nel computer? Manuela. Facciamo parlare la famiglia un attimo. Il computer. Bravo. Cosa c'era nel computer? Dicevo che automaticamente si è attaccato al wifi di casa. Quindi diciamo che la cosa è un po'
già la più complessa. Eleonora, una cosa volevo aggiungere. Posso dire per favore una cosa? Cioè, vai, ma priorità mia moglie. Liti in famiglia, vai Santina. Grazie. Allora, intanto dobbiamo ricordare che dal PC di Mario sono stati cancellati 996 gigabyte da un hard disk che il perito della procura non è riuscito a recuperare. Brava. Perché hanno avuto questa fretta di cancellare la notte tra l'1 e il 2 giugno tutti questi dati dal computer di mio figlio? Brava. Mi dite che è mala giustizia? Non è mala giustizia, hanno voluto coprire di proposito l'omicidio di mio figlio, perché nel momento in cui è sceso il corpo di mio figlio per fare l'autopsia hanno consegnato le chiavi di casa. Non hanno fatto nessun rilievo, non hanno fatto nulla, di niente. La procura di Palermo ha chiesto i tabulati telefonici, le mappature di mio figlio, ci hanno dato solo i tabulati e delle mappature non abbiamo visto nulla. Quindi la Spagna ci ha aiutato a metà, facendo, concedendo due rogatorie e dando soltanto i tabulati senza le celle telefoniche. Quindi non mi dite che la Spagna è stata... se non ci fosse stato, è saltato l'audio, chissà che se cercava lui nel computer, ci fa... no, già sapeva lui, ci viene in mente che già c'era sapeva qualcosa nel passato, no, lui, di lei, non che cercava, ha cercato e ha scoperto, ha cercato e ha scoperto, noi diciamolo, perché cosa c'è dire, dietro Vladimir, se sai nel qualcosa dirà, no, no, io non è che so sopra uno l'altro, ragazzi, scusatemi, perché uno alla volta, se no da casa non si capisce nulla, anche perché stavano litigando. Allora, chi era Mario, quali erano i suoi sogni, vediamo, veramente da tanto tempo che non parla, Andrea è il fratello di Mario, Andrea è rimasto per anni chiuso nel suo dolore, nel silenzio, e ora chiede giustizia ai magistrati italiani, perché per ora dai giudici spagnoli non c'è risposta, guardate. Che si mettono una mano sulla coscienza e veramente ci aiutano come se fosse un loro familiare. Mi manca in tutto, tutto quello che faccio, condividerlo con lui, soprattutto quando magari tornava dai periodi lunghi da lavoro, era sempre una bella notizia per casa che arrivava, e manca proprio quello. Com'era il vostro rapporto? Era un bel rapporto, avevamo, certo da piccoli si litigava, poi da grandi, quando si è cresciuti, il rapporto era diventato più bello, si usciva insieme. Erano proprio gli anni in cui stavamo meglio. Mario, che cosa vi avrebbe detto a te, a voi come famiglia, in questi istanti così difficili? Avrebbe provato tutte le soluzioni che si potevano provare. Non si sarebbe mai arreso nemmeno lui, sicuramente. C'è tanta gente che sa e che potrebbe veramente aiutarci. Ora posso dire solo velocemente... Grazie, poi ci rimetteremo insieme in collegato con la famiglia. Solo velocemente che sono contenta che ci sia stata questa svolta, credimi, perché è una grande soddisfazione per questa famiglia. Vero, e che non si tratta quindi di suicidio assistito, perché quindi non era da solo. È una persona, se c'è qualcun altro in camera non può suicidarsi, quindi è un punto di svolta importantissimo. Sono contenta per tutti gli anni di dolore, di rabbia di questa famiglia che oggi ci sia stata questa notizia. Se non fosse stato per la madre Eleonora, tutti i riflettori su questa storia sarebbero morti. Quindi questo rende ancora la fallità della giustizia. Scusate, solo una cosa piccola, tutto il rispetto, lo ripeto, per il dolore della famiglia, ma chissà, parli, e qui c'è qualcosa che bisogna tirare fuori dagli armadi, per cui chissà parli. I telefonini, vedrai che quei due telefonini parleranno e parleranno anche alla grande, ne siamo convinti. Allora, quando parleranno noi punteremo il dito. Grazie avvocato Pettirossi, grazie anche alla Carmelina Monreale, la legale della famiglia Biondo. Carmelina, come vi muoverete adesso? Perché l'audio non c'è? Prego, perché adesso la sento. Attendiamo ovviamente gli ulteriori report della M-Team che produrremo immancabilmente all'autorità giudiziaria, e quindi solleciteremo ovviamente i magistrati ad adottare provvedimenti piuttosto forti, evidentemente, perché sia ben chiaro che le indagini sono continuate nel corso di questi anni, ma abbiamo avuto davvero dei momenti di grande difficoltà. L'ultimo passaggio processuale che abbiamo dovuto affrontare a novembre del 2020
con l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura Generale, e il GIP, il dottore Riggio, è stato davvero un magistrato molto sensibile e molto attento alle nostre argomentazioni, perché ha accolto pienamente i motivi dell'opposizione, disponendo per l'appunto la prosecuzione delle indagini per altri 6 mesi. E quindi diciamo che le indagini adesso stanno arrivando, già sono ad un punto di svolta per quanto ci riguarda. Dobbiamo semplicemente insistere e sperare. Aspettiamo 2 settimane. Grazie. Io abbraccio Giuseppe. Grazie Emanuela. Ciao Santina. Vi voglio bene. Ciao, ciao. Grazie. Grazie. Grazie davvero.